Valorizzare il territorio e promuovere allo stesso tempo uno stile di vita attivo e sostenibile è l'obiettivo del progetto Bike and Walk, ovvero una serie di percorsi ciclopedonali tra Mondolfo e Marotta con diversi livelli di difficoltà, dalle passeggiate nei sentieri fino a sfide più impegnative con salite importanti e panorami unici. Si tratta di 14 itinerari ciclabili e pedonali che offrono a tutti l'opportunità di esplorare luoghi storici e paesaggi, dal centro storico alle colline fino alla costa. A presentare questo progetto l'amministrazione e gli ideatori. Abbiamo fatto questo progetto molto ispirato, diciamo, ai cartelli trekking che si trovano in Trentino, e sono 14 percorsi dislocati totalmente intorno al comune di Mondolfo, quindi si può passare da Marotta a Mondolfo in poco tempo. Troverete tutta la cartellonistica proprio all'interno del territorio, fatta proprio per promuovere, diciamo, lo sport, l'attività fisica, sia a piedi che in bici. All'interno dei percorsi troverete praticamente distanza, tempo di percorrenza, altitudine e difficoltà, che sia facile o medio, perché comunque sono colline, non siamo proprio in montagna. Questo progetto è stato proprio creato per far sì che i turisti, anche gente non del posto, riesca ad avere, diciamo, con facilità un modo in cui fare sport attraverso il territorio e scoprirlo. Detto ciò, veniteci a trovare nel comune di Mondolfo e Marotta, comune fantastico, marchigiano. Abbiamo anche delle società come Avis con cui collaboriamo, che tengono puliti i percorsi, che è una cosa fondamentale. Il 19 di maggio presenteremo proprio questi percorsi lungo il territorio, e in mattina, quindi seguite tutti i canali social, anche istituzionali, per ulteriori dettagli. In questo progetto ognuno potrà godere di piacevoli passeggiate e avventure in bicicletta, potendo scegliere l'itinerario più adatto al proprio livello di abilità e alla propria voglia di avventura. Noi come Avis Mondolfo Bikers abbiamo aiutato soprattutto il percorso per bici. Abbiamo all'interno degli accompagnatori WISP istruttori che, nel caso turisti, anche abitanti del luogo, vogliono fare un giro in bici, siamo in grado di accompagnarli anche affittando bici. Questo progetto, diciamo, non ce n'è tanti in giro. È un bel progetto perché ci sono dei punti, diciamo, più particolari, tipo il sentiero del fiume che parte dalla foce del fiume. Poi c'è il punto 5 che passa tutta la parte panoramica, diciamo, del Monte Ciappellano, e si vede tutta Marotta con il mare. In più c'è la zona dei tufi del santuario Madonna delle Grotte, lì sei proprio all'interno di un parco.